mi chiamo Mattias e nella vita diciamo che mi piace tanto raccontare storie. E ricordo che i miei genitori mi caricavano letteralmente nel baule della macchina, no? Sopra le valigie, le scatolette di tonno, i saccapelli, e sprecciavamo verso, insomma, la Scozia, i campeggi della Francia o le Alpi come le scogliere d'Irlanda. E questa cosa, diciamo, è stato un primissimo e grande insegnamento, proprio perché mi ha fatto capire come la porta di casa non fosse una barriera, bensì una sorta di valico, facilmente non oltrepassabile se si era e si è curiosi di scoprire il mondo e le sue genti. Il viaggio, io credo che viaggiare sia un po', cioè, come la vita, nel senso, io penso alla vita come un salto nel vuoto. Nel senso che spesso, no, ce la organizziamo, ci affanniamo, corriamo, la prendiamo a pugni, no? Corriamo, alla fine senza sapere cosa ci accade il giorno dopo, no? E quando viaggio mi pare proprio di vivere intensamente la nostra esistenza. In Caucaso, appunto, qualche anno fa ho avuto quasi la percezione di come il mondo in qualche modo fosse gigantesco e allo stesso tempo piccolo, no? E ho sentito questa voglia, no, tipo di abbracciare le storie, il mondo intero. Ma soprattutto la cosa più interessante e affascinante secondo me del viaggio è andare oltre capri espiatori, oltre prospettive, oltre bugie, oltre le paure. Il viaggio ci insegna proprio a voler bene a tutto il genere umano. È la bellezza, secondo me, del lavoro, di questo lavoro, di raccontare storie, che sì, da una parte vedi tutto scivolare via, ma dall'altra c'è questa bellezza di ridare un nome, di ridare un volto alle persone che incontri. Negli ultimi anni, ogni volta che, insomma, tornavo da un viaggio, no, da una serie di viaggi, insomma, tornavo in questo campo da rugby. Diciamo, fin da bambino ho seguito questo sport che è quasi più una filosofia di vita, il fatto di avanzare, di sentirsi parte di un gruppo, di proseguire, insomma, il proprio cammino centimetro dopo centimetro all'interno, insomma, di una grande famiglia. E dunque, ripeto, 12 anni fa ho cominciato a giocare ed è stato subito una grande passione, un grande amore per questo sport, proprio perché in qualche modo torni bambino, il fatto di rotolare, di sporcarti col fango, di giocare nel senso più letterale del termine. E ecco, il rugby insegna proprio questo, il fatto che nel campo e nella vita in qualche modo non ti salvi mai da solo, e anzi sentirsi parte di una comunità, di una famiglia, di essere sostenuto da amici e fratelli, ripeto, sia in campo che fuori, per me era di straordinaria importanza. Credo che la cosa più bella sia proprio il dialogo tra persone e l'empatia che crei. Penso che per raccontare storie reali, occorre vivere, mangiare e dormire con le persone che si incontrano. E la cosa più bella che un viaggio mi ha dato è proprio vedere l'altro come me stesso, nel senso che io sono arrivato a un punto, e la cosa mi rende davvero felice, di vedere le altre persone, di incontrarle, guardarle negli occhi, in qualche modo vedermi rispecchiato in essi. E secondo me l'empatia e il restare umani, no? Questa famosa frase di Vittorio è, diciamo, l'utopia e anche la ricerca dei nostri tempi, ecco, scendere in strada, continuare a ascoltare storie al di là di tutte le paure che ci gettano addosso, ecco. È una delle massime felicità della vita per me continuare, ecco, a girare, camminare, incontrare gente e sicuramente anche giocare a rugby, ecco.